questo popolo, popolo siciliano, talmente attaccato alla vita, popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà dell'amor. Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro e nostra. La libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica. La testa si gira, è giusta, la mira, ragiona, a volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte, reali, come piccoli miracoli, idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Pensa. Puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani, pensa. La questione morale deve essere posta, io l'ho chiesta ai vertici provinciali in tutti i comuni della vostra provincia, e deve partire da Pignataro Maggiore, perché la questione morale a Pignataro, che ne dica qualche nostro avversario, non si trova all'interno del centro-destra, ma si trova all'interno del centro-sinistra. Noi stamattina, dopo questa conferenza, andremo dal prefetto e consegneremo un memoriale su tutto quello che è successo a Pignataro in questi ultimi anni. Mario, qui la Camorra non ha votato questa lista. La Camorra ha appoggiato il centro-sinistra a Pignataro Maggiore, ve lo dico in modo chiaro e netto. Noi siamo stati da sempre l'unico baluardo contro la malavita organizzata e l'abbiamo dimostrato con i fatti, con le acquisizioni fatte ai beni confiscati alla Camorra, ma non solo, con l'ordine pubblico che abbiamo creato a Pignataro quando dovevamo chiudere esercizi commerciali, quando ci siamo esposti personalmente contro certi personaggi, con il solo aiuto, e lo voglio sottolineare, del comando dei vigili urbani. Ci sono fatti
che potranno dare a voi la possibilità di fare tantissime interrogazioni nel momento in cui chiuderemo questa vicenda. Perché Pignataro non può essere, in dialetto noi diciamo, non può il formaggio andare sotto i maccheroni. A Pignataro sta succedendo questo, il formaggio sta andando sotto i maccheroni. Noi siamo un'amministrazione che ha prodotto migliaia di carte per la legalità contro la camorra e non è possibile che la lealtà di alcuni personaggi possa condizionare le istituzioni. Le stesse istituzioni, prima di muoversi, devono avere il buon senso di tutelare amministrazioni che hanno sempre dimostrato di tutelare lo Stato. È chiaro che in migliaia di carte prodotte per la legalità si può fare qualche errore, ma uno Stato serio tutela quelle amministrazioni, perché altrimenti ci troviamo nello stesso momento tra il fuoco della camorra e il fuoco dello Stato. Ecco perché io ho chiesto che voi stamattina dovevate stare qua e vi ringrazio per la vostra presenza. Siamo partite dall'accusa di false cene che non ci sono mai state, le ho dimostrate, e poi comunque ci saranno dei provvedimenti dei giudici rispetto a questa cosa, la questione dei beni dell'Acliterra che abbiamo comunque dimostrato davanti alla prefettura, alla questione delle cene con Valenti. Ci accusa, dovrebbe venire una commissione d'accesso a Pignataro perché ho cenato con Valenti. È assurdo, è una cosa ridicola. Ora hanno messo in mezzo in giro questa voce delle finestre, delle porte di una villa confiscata, addirittura di una questione di una chiave ridicola, ridicola. Anche se è inquietante, Mario, il fatto che l'opposizione sa, il centrosinistra sa delle notizie che non dovrebbe sapere. È inquietante questa situazione. Chi dice queste cose a costoro? Chi responsabile provinciale del centro-sinistra sta condizionando le istituzioni? E questo lo chiede, questo è il motivo di questa conferenza stampa.